concorsi, perché si sapeva già in moltissimi casi chi sarebbero stati i vincitori. La modalità del sorteggio, unitamente all'abilitazione scientifica nazionale, hanno determinato qualche passo avanti. Se oggi il governo e la maggioranza si assumono la responsabilità di tornare alle baronie, di tornare agli amici degli amici, commettono un gravissimo errore. Io credo che questo emendamento vada a stabilizzare una situazione che ha determinato un po' più di merito, un po' più di selezione e anche di concorrenza. L'università avrebbe bisogno di più coraggio, di più riforme, di andare nella direzione della qualità. Se dovesse invece passare ancora la posizione della maggioranza, che è quella di togliere peso all'abilitazione scientifica nazionale, sarebbe davvero un grave errore e anche una grave responsabilità. Torneremmo all'università delle baronie e delle selezioni opache e non meritocratiche. La ringrazio, deputata Gelmini. Adesso la deputata Marzano, prego. Grazie Presidente. Vorrei intervenire soltanto molto brevemente per cercare di fare un attimo chiarezza, perché sto sentendo delle cose che francamente partono in tutte le direzioni. Allora, essendo il mondo dell'università un mondo che conosco perfettamente perché è il mio, vorrei rassicurare i colleghi 5 Stelle, ma anche la collega Gelmini. Qui si sta semplicemente parlando di criteri per valutare l'eccellenza, riferendosi agli standard valutativi nazionali e internazionali della propria area scientifica. Quindi non si tratta affatto di clientelismo, si tratta semplicemente di conformare l'Italia a quelli che sono anche i criteri internazionali. Come forse alcuni colleghi sapranno, io sono professore ordinario di filosofia in Francia, sono esattamente questi i criteri utilizzati anche in Francia per valutare l'eccellenza scientifica. Allora, non mischiamo tutto, semplicemente per strumentalizzare da un punto di vista politico cose che non hanno niente a che vedere con la ricerca, e atteniamoci ai criteri di valutazione scientifica in base a quelle che sono le aree scientifiche di riferimento con criteri nazionali e internazionali. Grazie. La ringrazio, deputata. Bene, allora per me questo era l'ultimo intervento. Se nessun altro chiede... Sì, onorevole Buttiglione, prego. Colleghi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, solo per dire due cose. Il ministro Giannini forse non ha preso molti voti alle elezioni europee, ma è un rettore e uno dei migliori dell'università italiana, quindi presumibilmente di cose universitarie ne capisce più di qualche collega che siede in questo Parlamento. Seconda osservazione, nell'antico ordinamento universitario, quello medievale, quello del Regno d'Italia, era previsto, accanto alle procedure normali di concorso, la chiamata per chiara fama. A che serve la chiamata per chiara fama? Immaginate di avere un professore, magari italiano, magari che si chiama Rita Levi Montalcini, che non ha l'abilitazione scientifica italiana. Per la verità, a quel tempo l'abilitazione scientifica italiana non esisteva, ma comunque, che non ha l'abilitazione scientifica italiana, che però ha il premio Nobel. Lo possiamo chiamare o non lo possiamo chiamare? Secondo le preferenze espresse dall'opposizione, non lo possiamo chiamare. Immaginiamo